Ben ritrovati a tutti, carissimi amici e amiche, per questa nuova diretta di Leonardo Risponde. Ho visto partire la prima domanda, per cui ecco, ho sfumato il canto e cominciamo subito con le risposte. Liza Galipo chiede: dopo il canto dell'Alleluia, legge solo chi è il Lambone oppure tutta l'Assemblea? Allora, in teoria tutta l'Assemblea, perché il canto dell'Alleluia, se possibile. Tutta l'assemblea, bisogna semplicemente verificare che l'assemblea abbia il testo, insomma, dell'Alleluia. Quindi se la domenica, per esempio, ci sono i foglietti per seguire la Santa Messa e c'è il testo, e quello si legge tutti quanti insieme. Maria Vittoria Tirocca dice: sia lodato Gesù Cristo, dire la divina volontà, ti amo, ti adoro, non è considerarla come una persona santissima, divina, assolutamente no. Ecco, ma non si dice ti amo e ti adoro alla divina volontà, ma nei giri della divina volontà si dice ti amo, ti adoro a Gesù, alla Madonna, alle persone. Ecco, la divina volontà non è una persona divina, ma è la volontà di ciascuna delle tre persone divine, che è unica, essendo le tre persone divine un solo Dio, ecco, pur essendo evidentemente persone distinte, quindi non si compiono atti di, anche se evidentemente il Fiat Supremo, come dire, è degno in sé, ecco, nelle sue opere, ecco, di tutta quanta la nostra attenzione, tutta quanta la nostra riverenza, tutta quanta la nostra devozione. Avanti, scorro per vedere se mi fosse sfuggito qualcosa. Ringrazio tutte quante le persone che mi hanno salutato, ecco, mandandomi anche un po' di benedizione. Marco Manfrier scrive: ho letto che il cardinal Ratzinger non dette a suo tempo un giudizio positivo circa l'opera della Valtorta, la cosa mi ha molto addolorato. I giudizi definitivi su queste, ci sono dei giudizi che sono, come dire, interlocutori, d'accordo? Ecco, gli interventi anche autorevoli da parte delle congregazioni non hanno il crisma né della definitività né dell'infallibilità. Ecco, quindi certamente vanno sempre accolti con il dovuto rispetto e con la dovuta, ecco, riverenza. Ecco, però, fino a quando non ci siano, ecco, delle prese di posizioni nette, definitive, risolutorie, perentorie, ecco, si conserva, come dire, una libertà di attingere a determinate fonti. Ogni volta che parlo, insomma, dell'opera di Maria Valtorta, che a me personalmente ha profondamente affascinato ed edificato e immensamente commosso anche, dico sempre, essendo un sacerdote, dinanzi a quest'opera l'atteggiamento da mantenere per chi desidera mantenerlo è semplicemente quello della fede umana, si dice così, no? Con fede umana, insomma, si può attingere, quindi la fede umana non è creduloneria, ma ecco, è un'altra cosa, la fede divina è cattolica, quindi noi interiormente lo dobbiamo sempre distinguere questa cosa qui, no? E come credenti, come cattolici, come figli della Chiesa, eccetera, eccetera. Altro è la fede divina e cattolica, altro è la fede umana, ecco, d'accordo? Certo, quando c'è uno scritto riconosciuto o un'apparizione riconosciuta, quindi non, certamente non si è obbligati a credervi come le altre verità di fede divina e cattolica, quindi se ne può prescindere, ma non si può misconoscere il carattere, quindi l'origine divina di quella rivelazione, no? Anche se a detta dell'insegnamento autorevole della Chiesa, cioè per esempio un'apparizione come quella di Fatima, oppure uno scritto come quella, la mistica città di Dio della venerabile Maria da Greta, facciamo un pochino di cultura per rispondere meglio a questa domanda, no? Quando una persona diventa venerabile, cioè per diventare venerabile, per esempio Luisa Piccarreta, non è ancora venerabile, è serva di Dio. Se diventasse venerabile, per diventare venerabile, si deve essere sottoposta ad esame gli iscritti, e quantomeno gli iscritti si. Cioè, per diventare venerabile c'è il riconoscimento implicito che gli iscritti non contengono nulla di contrario alla fede, d'accordo? Quindi quel discorso è chiuso. Poi che siano di origine divina è un di più, ma comunque non contengono nulla di contrario alla fede. Quando un'apparizione è riconosciuta, quindi a Fatima, non si può dire che non ha parlato la Madonna, ma se un cattolico vuole dire
In coscienza, va bene, io mi basta la fede divina e cattolica, il credo e le verità e i dogmi che insegna la Chiesa. Preferisco, insomma, non occuparmi troppo della Madonna di Fatima, ecco. Di per sé questa cosa è lecita. Quindi, poi che sia buono o raccomandabile è un altro discorso, ma è lecita. Ecco, quindi è sempre molto importante, io raccomando sempre di avere una buona formazione sotto queste cose, ecco, perché è fondamentale, ecco, per non fare naufragio, come dice San Paolo, nella fede. Rosy Biffi dice: ma davvero che il giusto pecca 7 volte in un giorno? Io non trovo difficile evitare l'occasione di peccato ringraziando Dio. Rosy Biffi, i peccati sono anche quelli di pensiero, e fare un peccato di pensiero è una cosa facilissima, purtroppo. Ecco, evidentemente il giusto non fa 7 peccati mortali al giorno, no? Ecco, quindi poi si può intendere peccato in senso, come dire, stretto. Quindi almeno peccato veniale, quindi come offeso a Dio, oppure in senso largo, perché è peccato anche il peccato cosiddetto semideliberato, d'accordo? Quindi ci sono anche i cosiddetti peccati di ignoranza, che non sono il peccato di essere ignoranti, ma sono i peccati commessi non sapendo di commetterli. Ecco, Rosy Biffi, cara, cioè noi non siamo buoni giudici di noi stessi, perché io potrei sinceramente in coscienza sentirmi di non aver commesso peccato, ma insomma sappia che l'esperienza, insomma, di un sacerdote un pochino a tempatello, insomma, io non è che sono vecchio, insomma, ho 15 anni di ministero appena compiuti, però è patrimonio comune, insomma, di un confessore la possibilità, ecco, di intercettare anime che non si sanno confessare, quindi che in confessionale non sanno cosa dire. Ma non è che non sanno cosa dire perché non hanno i peccati, non sanno cosa dire perché i peccati non li vedono, d'accordo? Non ne sono coscienti, non sono formati. Santa Gemma Galgani, che si confessava frequentissimamente, il confessore racconta che, dopo chiaramente che è morta, che si confessava in lacrime, confessando tutte imperfezioni, solo imperfezioni e quasi tutte involontarie. Quindi l'occhio, diciamo così, illuminato di un santo, insomma, vede molto meglio dei nostri. Quindi, ecco, per questo che la Chiesa ci fa dire, perché la Chiesa non ci fa dire le bugie. Dobbiamo fare attenzione che se noi appena entriamo in messa diciamo: confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, molto, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Cioè, la liturgia della Chiesa, l'ho detto altre volte, è espressione sia della fede della Chiesa, di ciò che la Chiesa in cui crede, ma è anche istruttiva per noi. Cioè, se io mi facessi attento bene a tutte le cose che accadono nella liturgia, riceverei altro. Non serve sentito Leonardo, non serve sentito il catechismo della Chiesa Cattolica, non servirebbe più niente, perché la portata istruttiva della liturgia è fenomenale, è immensa. Allora, Rosy Biffi, la Chiesa ci va a dire bugie? Ci fa fare un teatrino? Cioè, siccome devo dire che sono un peccatore, ma tanto, capito? Ma tanto non vi racconto l'aneddoto di un parroco, insomma, no? Che si racconta che capita in un paese sperduto X, e questo è un aneddoto, questo qui, no? E a un certo punto apre il confessionale, dice: che hai fatto? Superbia, bugie di scusa e imprecazioni. Ah, va bene, tre Ave Maria la Madonna, io ti assolvo. Ah, riapro lo sportello, che hai fatto? Superbia, bugie di scusa e imprecazioni. Insomma, c'è una serie di penitenti. Per mezz'ora apre e chiude, confessione di 30 secondi, superbia, bugie di scusa e imprecazioni. A un certo punto gli ascoltano dire, dice: ah, quindi tu sei un superbo. Dice: io, no, no, io, no, no, padre. Hai detto qualche imprecazione? No, no, non ho detto niente. Ma allora qualche volta hai mentito anche per giustificarti? Io, mai. Scusa, ma tu ti sei confessato, ho detto superbia, bugie di scusa e imprecazioni. Dice: ah, ma io queste qua, perché il parroco precedente mi ha detto, insomma, che quando si va a confessare, sicuramente queste cose qui in qualche modo si commetteranno, e per non fare scena muta bisogna dire queste tre cose. Capite, diciamo, il concetto, no? Ecco, noi poi teniamo anche presente che siamo molto restii a riconoscere i nostri peccati.
Noi siamo molto inclinati a riconoscere quelli del prossimo, perché questo è un nostro gap strutturale di partenza, perché abbiamo il peccato originale tutti quanti. E mano a mano che si cresce nella santità, perché che succede? Se una persona è un grande peccatore, o è un peccatore, diciamo, o non è avanti nel cammino della santità, allora non vedi i peccati propri e vedi quelli altrui, vedi i pregi propri e non vedi i pregi altrui. Se uno diventa santo, è il contrario. Vedi i peccati propri e non vedi, oppure minimizzo, scusa, quelli degli altri. Vedi i pregi altrui e non vedi i propri. Quindi, questo però non si improvvisa da oggi al domani, per questo ci vuole un cammino. Beh, andiamo avanti, che non vorrei che ci fossero altre domande, che qui ci siamo rimasti un pochino indietro. Allora, Silvia Sacripanti scrive: Ave Maria, padre, può dire qualcosa su come possiamo avere pace in Gesù? Soprattutto nei momenti della vita più difficili, grazie. Ecco, se può consolare, io vengo da una settimana, quella la settimana scorsa, che ve la raccomando, insomma, è successo di tutto e di più. La pace viene, come dire, ce l'ha detta Gesù: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Se chi è stato a messa oggi, insomma, avrà ascoltato il Vangelo, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Allora, la pace viene tanto quanto noi stiamo dentro la volontà di Dio. Perché restiamo dentro la volontà di Dio, anche quando arrivano le bombe, anche quando arrivano i bombardamenti esterni, non i terremoti, i tremamenti di terra, gli scuotimenti, le tribolazioni. Gesù dice: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me, nel Vangelo di oggi. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Quindi tutto dipende dalla nostra vita interiore di unione con Gesù e con Maria. Tutto dipende da questo. Che è vita di unione interiore, ma è anche vita di unione sostanziale, vivendo nella divina volontà. Vivere nella divina volontà vuol dire farla e esserci. Quindi, questo è l'unico segreto per avere la pace nel cuore anche nei momenti difficili, sapendo che Dio c'ha sempre tutto sotto controllo. Cioè, questo è un esercizio che io invito a fare, cioè. Lo dico nelle catechesi sulla divina volontà, però a volte io non vorrei neanche che fosse fatto, come dire, una sorta di un feticcio su questa divina volontà, no? Perché le cose che Gesù spiega sulla divina sono per tutti, sono, d'accordo? Perché l'80% di queste vale per qualunque cammino di santificazione comune e ordinaria, d'accordo? Cioè, se uno vuole fare sul serio con la volontà di Dio, si deve consegnare nelle mani del Signore, d'accordo? E starci dentro al 100% e dire: Signore, veramente qualunque cosa tu disponi per me, io la faccio. Ma fosse anche la cosa più terribile, d'accordo? Fosse anche la cosa più allucinante. Tutti quanti noi, insomma, conosciamo la nostra vita, la nostra esistenza, quello che ci si muove intorno, cioè, e magari uno c'ha paura, se mi muore mio figlio, se perdo il lavoro, tutte tante cose umanamente comprensibili, se mi muore mio marito, se mi parlano dietro, se mi si scatena la persecuzione, se il vescovo mi tratta male, se non mi dà quell'incarico, cioè, capito? Cioè, di tutto. Allora, ma quando uno sta abbandonato nelle mani di Dio, dice: martirio. Oggi sono Santi Carlo e Luang, martirio, martirio, martirio non di sangue, martirio dell'onore, che me ne dicono delle peste e dei corna di tutti i colori. E va bene, e ce lo prendiamo. Perdita delle persone care, perdita degli affetti, e fiat, perdita dei beni, perdita dei soldi, sia fatta la divina volontà. Questo è quindi. Questo vale per tutti, questo qui, cioè non è una cosa, sai, ah, ma questi seguono l'isola picca a rete, invece io no, quindi queste cose non me ne importano niente. Questi va, cioè, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Sta scritto nel Padre nostro, d'accordo? Cioè, quindi fare l'esegesi approfondita di questo passaggio, che è quello che Gesù ha fatto con questa serva di Dio, cioè non è dire qualcosa di nuovo o di strano, è fare l'esegesi del Padre nostro. Padre nostro lo diciamo tutti da quando siamo nati, a pappagallo però, senza capire bene, ecco, le esigenze e le implicanze di questo, no? Ecco. Allora, Maria Vittoria Tilocco: il prossimo ha perdonato sempre anche se non dà segni di pentimento.
Dio perdona e si chiede perdono e c'è pentimento. Dio sì, ma noi no. D'accordo? Nel senso che Dio il perdono lo offre a tutti, d'accordo? È sempre pronto a perdonare. E noi il perdono dobbiamo darlo incondizionatamente a tutti. Se poi non chiedono perdono è peggio per loro. Ma il perdono si dà sempre, si perdona tutto e si perdona a tutti e qualunque cosa. Senza nessun tipo di... Io questo, su questo non ho nessunissimo dubbio e raccomando di orientarsi su queste lunghezze d'onda. Ecco, il perdono si dà sempre a tutti e senza nessun tipo di condizione. Poi se qualcuno lo chiede, tanto meglio, se non lo chiede glielo diamo lo stesso, anche se non lo vuole. D'accordo, sapeste quanta gente, io ho straperdonato, ma è gente che non vuole vedere manco scritta al muro, insomma, no? Quindi non fa niente, non fa niente. Noi il perdono lo diamo a tutti, non ci presentiamo davanti al Signore, il nostro Signore poi sa, d'accordo? Noi dobbiamo fare così, poi se ci sta da fare giustizia o da mettere a posto alcune cose, ci pensa Lui, ci pensa, non ci pensiamo. Io, è una mia opinione personale, quindi certamente è un'opinione personale basata su quello che mi sembra di capire del Vangelo, ma sul perdono non si fanno sconti, a mio modestissimo avviso. Yurley GM dice: Don Leonardo, può spiegare la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e il ruolo della Santa Madre di Dio nel giorno di Pentecoste? Beh, questo lo sentirete nelle omelie dei sacerdoti la domenica prossima, insomma. La Pentecoste, detto in due parole, è il momento in cui lo Spirito Santo promesso da Gesù scende sugli Apostoli e quindi la Chiesa si manifesta, comincia la sua missione. Il momento del passaggio del testimone, Gesù ascende al cielo. Ecco, tra l'ascesa di Gesù e la missione degli Apostoli c'è appunto questa novena e poi la discesa dello Spirito Santo che manifesta al mondo la Chiesa. Non è che in quel momento nasce la Chiesa, la Chiesa. Figura della Chiesa è nata prima che fosse creato il mondo, insomma, no? Chi studia ecclesiologia, poi è stata prefigurata nel popolo dell'antica alleanza. Gesù ne ha costruite le basi, le fondamenta con i 12 apostoli, col primato di Pietro, e poi il giorno di Pentecoste si manifesta, esce allo scoperto e comincia alla grande la sua opera di predicazione. È chiaro che la Madonna sta durante il giorno di Pentecoste come regina e madre della Chiesa, no? Penso che sappiate che Papa Francesco ha istituito la festa in onore di Maria, Madre della Chiesa, e la fa celebrare il giorno dopo Pentecoste, proprio per questo motivo, per sottolineare questa funzione, diciamo così, primaziale, perché la Madonna non stava lì come una tra i tanti, ma stava come regina degli Apostoli, quindi, e come madre della Chiesa nascente. Madre nel senso che sapete che la madre ha già in sé tutto quello che un figlio ha, perché è la madre a generare un figlio, quindi la piena di grazia. Quindi colei che ci ha avuto la pienezza dello Spirito Santo che nessun'altra creatura e nemmeno tutte quante le altre messe insieme possono eguagliare le grazie e i doni che ci ha avuto la Madonna, era sacrosantissimo che fosse presente nel giorno di Pentecoste anche per aiutare gli apostoli a prepararsi bene a questo dono. È stata la prima grande novena, ecco, ufficiale, ecco, ufficiale veramente, insomma, vissuta e compiuta nella Chiesa. Avon per Padova, Donardo, salve, come viva a comportarsi, sentiamo una persona bestemmiare. Come mai gli adolescenti bestemmiano, i genitori non se ne accorgono. Allora, quando sentiamo una persona bestemmiare, dobbiamo innanzitutto addolorarci profondamente, ecco, e compatire profondamente quel povero disgraziato che presta la bocca al diavolo, e non sa quello che dice, non sa quello che fa, e sicuramente riparare, se abbiamo questa carità, con un atto interno di riparazione, l'offesa fatta al Signore, basta dire un Dio sia benedetto o una benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, insomma, una delle invocazioni che si fanno al termine dell'adorazione, se uno vuole un gloria al Padre, insomma, e quando è possibile e opportuno, questo però bisogna fare discernimento, riprendere il bestemmiatore. Gli adolescenti bestemmiano perché sentono i genitori e gli amici in primis, purtroppo spesso e volentieri i genitori e a volte purtroppo anche alcune sciagurate mamme, perché i ragazzotti sono spugne, assorbono quello che si fa, quindi non è che i genitori non se ne accorgono, i genitori glielo insegnano, ecco, perché purtroppo l'esempio spesso e volentieri, ecco, altre volte certamente sono gli ambienti marci, insomma, in cui si vive, dove questo brutto vezzo, specialmente in Italia, ahimè, dilaga.
È circa un anno che ho iniziato il cammino nella Divina Volontà, dice Maria Grazia 54, a volte mi scoraggio perché mi sembra di non fare progressi. Maria Grazia, queste sono considerazioni un pochino personali, ecco, quindi dipendenti dalle condizioni soggettive della singola persona. Lo scoraggiamento non è mai un comportamento, una disposizione, un pensiero che viene da Dio, quindi non sono mai da secondare pensieri di scoraggiamento. Buonasera Leonardo, dice Felice Papa Lia. Buonasera Don Leonardo, volevo chiedere se durante la Santa Messa le parole "O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa" o mensa, come bisogna dire? Ma mensa, non è messa. La tua mensa, cioè, stiamo dicendo che non sono degno di fare la comunione. Questo ci ricorda che per quanto io mi fossi confessato anche 5 minuti prima, posso fare tutte le confessioni che voglio, ma ricevere la comunione non la potremmo mai fare. Se non ci fosse un atto di infinita degnazione da parte di Gesù, perché come faccio a non ricevere la comunione? Cioè, a ricevere un Dio, se non ci avesse detto lui, prendete e mangiate, insomma, no? Quindi noi ubbidiamo, diciamo, Signore, io mi sono confessato, ma tu lo sai chi sono io, quindi tu hai detto di fare così, accolgo questo tuo dono, però ecco, quello che trovi, abbi pietà, insomma, no? Quindi per questo che si dice, oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato. Allora, tempo di scorrere il gatto io, scrive, buonasera, caro padre, conosco un sacerdote anziano che celebra metà messa fino alla preghiera dei fedeli con la TV, poi la spegne e fa la consacrazione. Questo tipo di messa, metà con la TV e metà no, è valida la messa. Senta, ne parli con il sacerdote, verifichi insomma questa cosa e eventualmente insomma se ha avuto qualche dispensa, qualche autorizzazione insomma dalla curia. Io non capisco neanche molto bene che cosa significa perché non capisco molto bene. Tenete sempre presente che preferirei in queste domande non scendere mai né sul piano personale, ecco, né sul piano, come dire, dello scoop, diciamo così, e del commento, ecco, di situazioni legate a realtà contingenti, su cui non è mai bene esprimersi, perché cioè, io dovrei vederla una cosa del genere, dovrei vedere che cosa questo caro confratello fa, poi dovrei parlarci e poi potrei esprimere un'opinione, ma queste due cose non le posso fare a priori, quindi non mi posso permettere di sparare, ecco, su una cosa semplicemente per un sentito dire, con tutto il rispetto ovviamente per chi l'ha scritto, comunicato tramite un social. Io credo che se imparassimo un pochino tutti, ecco, a essere un po' più prudenti, un po' più cauti, quindi prima di sparare, ecco, calibrare bene i bersagli, insomma, e darsi insomma una calmatina sarebbe a mio avviso meglio. Questo lo ripeto in continuazione, quindi abbiate pazienza, è una cosa a cui tengo abbastanza. Lizza Galipo chiede: Don, che consiglio può dare per approcciarsi alla confessione dopo tanto tempo che non ci si confessa? Prepararsi bene. Prepararsi bene significa la confessione è un punto di partenza di un cammino. Anticamente era chiamata sacramento della conversione, cioè io arrivo alla confessione se ho intenzione di iniziare una vita nuova, perché la confessione fatta bene è immissione nella morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quando mi confesso, l'uomo vecchio che si corrompe del peccato muore e rinasce un uomo o una donna nuova che vuole vivere in grazia di Dio. D'accordo? Ecco, all'interno di questo cammino di conversione è chiaro che c'è una presa di contatto seria con il peccato e con la realtà del peccato. E avendo coscienza aperta, perché non è peccato o non peccato solo quello che io penso che sia tale o che sento che sia tale. Il peccato è una realtà oggettiva e la Chiesa svolge appunto la sua funzione di madre e di maestra, interpretando autenticamente, evidentemente, gli insegnamenti della Sacra Scrittura, di Gesù, del Vangelo di tutti, e dandoci la luce su quello che è bene e su quello che è male.
Quindi, ecco, l'ultima parte poi della preparazione prossima alla confessione va fatta su un buono schema di esame di coscienza. Fatto bene che prendi 10 comandamenti e attraverso opportune domande sollecita la coscienza a esaminarsi e a vedere in quali cose serie ha mancato dinanzi al decalogo, diciamo così, che è la parte fondamentale, basilare della vita morale di noi cristiani. Spero di aver risposto esaurientemente. Vediamo la prossima domanda, è di Andrea Battimiello 99. Padre, dei documenti del Concilio Vaticano II non si evince una totale negazione dell'uso della lingua latina nella liturgia, né si prevede che il sacerdote sia rivolto al popolo. È così o sbaglio? Non sbaglia affatto, perché nella Sacrosantum Concilium si parla dell'uso della lingua latina, che è tuttora la lingua ufficiale della Chiesa, la celebrazione versus populum non è cosa né raccomandata dal Concilio né contenuta nella Sacrosantum Concilium, ma è una scelta postuma fatta successivamente in sede di applicazioni dei principi conciliari. La Sacrosantum Concilium apre alla possibilità dell'uso delle lingue vernacole nella liturgia, ma considera questa come una cosa possibile, non come una cosa normale. Poi sappiamo che però sia nella vita della Chiesa, così come anche nella vita civile, ecco, c'è una cosa, anche nella vita giuridica, insomma, no? Che si chiama la consuetudine. E a volte, come dire, una cosa a cui si dà il permesso, poi diventa prassi. E quindi questo è l'uso, il motivo, insomma, perché poi a quello che raccontano, come dire, i lontani testimoni, insomma, io sono nato già un bel po' dopo, insomma, quindi io però ricordo sempre la messa in italiano, insomma, ricordo che mia mamma mi portava a messa a 2-3 anni, io ero già molto attento, ma mi ricordo sempre la messa in italiano, perché a quello che raccontano chi c'era stato, insomma, fu tale tanto l'entusiasmo, insomma, almeno iniziale, dei fedeli a sentire la lingua in italiano, che poi di fatto questa consuetudine ha preso, diciamo così, la quasi totalità del sopravvento. Ma se io, per esempio, la domenica esco dalla sagrestia e celebro col messale di Paolo VI la messa in latino, magari qualcuno potrà pensare che sto facendo una cosa strana, potrà fare la telefonata in curia, dirlo al vescovo, ma non c'è bisogno di nessuna autorizzazione, di nessun permesso per avere una cosa di questo genere, se uno volesse farla, perché il latino rimane la lingua ordinaria della Chiesa, e col messale di Paolo VI potrebbe essere fatta in qualunque circostanza. E le celebrazioni solenne del Papa sono tuttora, insomma, fatte in lingua latina, e quindi non c'è nessun tipo di difficoltà, insomma, no? Animo Gre 70. Salve, mi puoi dire la formula della comunione spirituale quando non si può fare quella vera perché non ci si è confessati? Non per volontà propria, perché non ci sono confessori. Queste le trovate online, d'accordo? Perché io adesso ce ne sono diverse, c'è quella lunga di Sant'Alfonso, poi c'è quella breve, c'è quella brevissima, cioè basta anche dire un Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo, questa è una brevissima comunione spirituale, per esempio, no? C'è quella di San José Maria Escrivá, vorrei riceverti Signore con la purezza, l'umiltà e la devozione con cui ti ricevette la tua Santissima Madre e con lo spirito del fervore dei Santi, che è un po' più lunga. C'è quella di Sant'Alfonso, Signore Gesù, adesso non me la ricordo manco tutta bene a memoria, comunque vado un po' a senso, dice, poiché non ti posso ricevere sacramentato, io ti adoro, ti credo e ti riconosco presente nell'Eucaristia, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore, come già avvenuto ti ringrazio, mi fondo e mi unisco tutto a te, non permettere che mi separi mai da te, no? Per la comunione spirituale però non servono formule necessariamente precostituite, perché si fa la comunione spirituale manifestando a Gesù Eucaristia il desiderio che entri nel proprio cuore, per essendoci delle ragioni oggettive che impediscono la comunione sacramentale, che sono o che non ho fatto bene il digiuno eucaristico, o che sono cosciente di stare in peccato grave senza essermi potuto confessare, oppure che mi trovo in una situazione di peccato non momentaneamente reversibile, per cui anche se mi confessassi non potrei avere la soluzione. Ecco, quindi in questi casi
La comunione spirituale è sempre raccomandabilissima perché non presenta nessun tipo di controindicazione, ma anzi aiuta certamente il processo di continua conversione e santificazione dell'anima. Lizzi 11.360, buonasera, se possibile un potere sull'atto completo nella divina volontà. Io sinceramente il termine atto completo non capisco che cosa intenda Lizzi 11.360. Ecco, mi raccomando, sì, possiamo fare qualcuna di queste domande, però le domande molto tecniche, diciamo così, sulla divina volontà, bisogna forse non farle perché potrebbero non essere, come dire, di interesse generalizzato, no? Liza Galipo dice: perché il sacerdote durante la consacrazione prende un pezzetto dell'Eucaristia e la mette dentro il calice? No, questa non è una cosa che si fa durante la consacrazione, questa è una cosa che si fa dopo la fractio panis, prima della comunione del sacerdote. Si chiama tecnicamente immistione, e quando il sacerdote fa questa cosa dice sottovoce: il corpo e il sangue di Cristo in questo calice siano per noi segno di vita eterna. Cosa vuol dire quel gesto lì? Simbolicamente significa che il corpo di Cristo, che si separò dal suo sangue durante la sua passione, e questa separazione è presente sull'altare in forma sacramentale, perché corpo e sangue di Cristo sono consacrati separatamente proprio a riprodurre sull'altare la scena della passione cruenta, quando il sangue di Gesù si separò dal suo corpo, ma al momento della risurrezione il sangue ricominciò a circolare nel corpo vivo di Gesù. Quindi siano per noi segno di vita eterna, perché quel gesto simboleggia la risurrezione di Gesù. In quel gesto, durante la celebrazione della Santa Messa, si richiama simbolicamente la risurrezione di Gesù, così come invece nella preghiera eucaristica non solo si richiama, ma si compie in maniera sacramentale, c'è la ripresentazione sacramentale, il sacrificio della croce. Ecco, andiamo avanti. Malindi 551. Buonasera, Don Leonardo. Se io voglio recitare del rosario, devo dire tre volte le litanie? No, ma ho già detto altre volte che di per sé le litanie lauretane sono sempre e comunque facoltative. Uno può dirle, può non dirle, può dirle una volta, può dire due volte, può dire tre volte. Insomma, non ci sono regole assolute. Maria Libera Celeste scrive: perché spesso gli eventi della vita si ripetono e l'anima cade sempre nelle stesse colpe? Dunque, l'anima cade sempre nelle stesse colpe evidentemente per una debolezza, diciamo così, intrinseca, che è propria della nostra natura umana. Ma per non ricadere sempre nelle stesse colpe, insegnano i maestri di spirito, ci deve essere una volontà ferma e decisa di dare una svolta alla propria esistenza, perché la nostra volontà è debole certamente, però se corroborata dalla potenza dello Spirito Santo è il principio con cui noi governiamo la nostra esistenza, d'accordo? Quindi allora, chiaro che la nostra debolezza, se anche avessi fatto una risoluzione fermissima di non cadere in un peccato, arriva un momento in cui abbasso un pochino la guardia, arriva la tentazione terrificante e faccio una caduta, ma mi rialzo immediatamente e ricomincio a percorrere il cammino. Ma il nostro Signore, a quanto consta dall'esperienza dei maestri di spirito, è dalla nostra parte, per cui se una persona vuole vivere santamente, gli aiuti il nostro Signore li dà. Quindi quando qualcosa va storto, quel qualcosa dobbiamo sempre andare a cercare dentro di noi. Gli eventi della vita che si ripetono, allora, non si tratta degli eventi, come dire, accidentali, d'accordo, quelli fortuiti e che non dipendono da noi, perché questo insomma ci farebbe cadere in alcune visioni cicliche, ecco, del mondo e della storia, che non sono, diciamo così, conformi a quello che sappiamo dalla rivelazione. Può invece succedere che si ripetano degli eventi della vita che sono legati alla,
dove c'entriamo anche noi, d'accordo? Tipo ricadere nelle stesse colpe, ma lì le cause dobbiamo lo stesso andare a cercare bene dentro di noi, anzitutto nella preghiera profonda, imparando ad ascoltare il cuore ed eventualmente confrontandoci con chi abbia la scienza, la capacità, la competenza, insomma, di dirci una parola autorevole, confronti da fare sempre di persona con cuore aperto e sincerità. Party Girl 74. Buonasera Donardo, la preghiera recitata nel lamento a bassa voce vale tanto quella fatta ad alta voce? Allora, quella fatta ad alta voce, quindi la labializzazione almeno della preghiera è necessaria, almeno lo era, dovrei andare a verificare se fosse anche adesso, per l'acquisizione delle indulgenze. Credo che lo sia perché l'equilibrio delle indulgenze, adesso mi viene in mente, dice che invece c'è un caso, per esempio dal 2 all'8 novembre, è concessa l'indulgenza plenaria applicabile solo ai defunti per una volta al giorno a chi visita un cimitero, il testo specifica e recita anche mentalmente un eterno riposo. La specificazione dell'anche mentalmente significa che per le altre preghiere a cui è annessa un'indulgenza parziale o plenaria non basta la preghiera mentale, evidente. Allora, la preghiera, diciamo così, vocale, perché è, come dire, perché assicuro, insomma, anche io quando sto un'ora a parlare qui con voi, cioè parlare comporta un maggiore sacrificio, perché dopo un'ora che uno sta parlando, noi ci salutiamo, però uno c'ha sete, quindi avverte un pochino, insomma, di stanchezza per aver parlato. Quindi la preghiera vocale, come dire, comporta un sacrificio più grande, ecco, tutto qui. Certo che in alcune circostanze non mi posso, se sto in chiesa, mettermi a pregare ad alta voce, infischiandomi con tante altre persone che stanno dentro, insomma, no? Quindi in chiesa si prega ad alta voce soltanto nella preghiera comunitaria e liturgica, ma poi in chiesa si osserva il più rigoroso silenzio. Se uno sta in camera propria, se ne sta nel bosco, insomma, in giro fa quello che vuole, insomma, no? Liza Calipo, se non sbaglio, ho sentito dire che per la confessione ho preparato una piccola guida di ausilio, è possibile trovarla tra i suoi lavori? Certamente. Si va sul mio sito web, www.donardomariapompeo.it, si va nell'area download, si cerca, dovrebbe essere schemi per l'esame di coscienza, autocontrollo che sto davanti al computer, e nella sezione schemi per l'esame di coscienza ci sono una serie di schemi. E, come dire, adatti alle varie situazioni, diciamo così, con cui il penitente si può trovare. Quindi ci sono degli schemi per che è successo. Ok, il video è stato messo un attimo in pausa. Speriamo che mi state vedendo, che ci sarà forse qualche problema di connessione. Stavo dicendo, ci sono degli schemi, alcuni adatti per le confessioni. Sì, si chiama schemi per esame di coscienza. Alcuni la directory, alcuni sono per le confessioni più impegnative, ecco, per esempio c'è la confessione generale di fare gli atti nella divina volontà, il primo che si trova sopra, no? Oppure sotto c'è schema per adulti, i principali peccati gravi, quindi dai titoli, esame di coscienza per adolescenti e giovani, esame di coscienza per bambini e ragazzi, insomma, no? La confessione di devozione, insomma, che per chi fa la confessione frequente e come dire, dovrebbe stare già al riparo dai peccati troppo, dai peccatacci gravi, no? Eccetera. Ok, vedo molti grazie, ringraziamo sempre il Signore, grazie anche per le benedizioni. Abbiamo finito. Lucia Franco e Maria, parlare con Gesù o con Maria, raccontare tutto a loro è preghiera, certamente, che è preghiera ed è preghiera anche molto elevata, perché Gesù e Maria sono molto attenti alle nostre domande e a sentire quello che noi gli diciamo dall'interno del nostro cuore. Ecco, raccontare a Dio le cose non è renderlo edotto di ciò che non sa, perché lui già lo sa, quello che viviamo. Però noi abbiamo una personalità reale e una libertà autentica dinanzi a lui. Quindi il gesto di raccontargliele è un rendere Gesù e Maria partecipi e quindi coinvolgerli nel nostro mondo e quindi invocare il loro aiuto, la loro presenza
e quindi produce degli effetti molto molto grandi. Non ci sono altre domande che così, ecco, dico un'altra cosa. Insomma, una volta Gesù a Santa Faustina Kowalska, questo l'ho raccontato tante tante volte, gli apparve e gli disse: tu non mi hai dato ancora tutte quante le tue cose. E dice: ma tutte tante le cose, ma che sarà, che non sarà, insomma, lo faccio breve, no? Un giorno dice: guarda che tu ancora non mi hai dato la tua miseria. E la Santa Faustina dice: ma come non ti ho dato la mia miseria? Dice: tu non mi parli di te, non mi parli dei tuoi problemi, non mi parli delle tue difficoltà. E lei risponde: dico, ma signore mio, che te devo dire? Ma tu lo sai meglio di me, ma tu sei Dio, cioè che te ne parlo a padre dei miei problemi? Dice: sì, io sono Dio, ma fino a quando tu non me ne parli, pur io essendo Dio, io sto qua e tu stai là, tu stai con gli affari tuoi e io sto con le cose mie. Se tu non me ne parli, tu non mi ci coinvolgi, non me ne rendi partecipi, non mi chiedi di intervenire e non mi dai a me il tuo nulla perché io ti possa dare il tutto che soltanto io ho. Quindi questa è forma molto importante di preghiera. Irene Fontana, 76, dice: buonasera, scegliamo noi se essere colombe, rondini o aquile, lo stabilisce Dio. Allora, scusate un attimo, ma sento un attimo, c'ho queste occhiali che mi stanno dando fastidio. Un attimo, ecco. Arrivo. Ci sono domande a cui non è semplice dare risposta, perché per quanto riguarda queste cose, come si spiega anche per esempio nelle parabole dei talenti o delle mine, qui c'è un concorso, d'accordo? C'è un concorso di... non di colpa, c'è un concorso di grazia, diciamo così. Quindi c'è il Signore che certamente fa dei doni e fa delle scelte, ma ci siamo anche noi, d'accordo? Allora, colombe, rondini o aquile, in ordine di importanza, avete visto la parabola dei talenti? Alcuni 30, altri 60, altri 100. Diciamo che la rondine è 30, la colomba è 60 e l'aquila è 100. Noi non possiamo sapere che tipo, cioè, di grazia abbiamo ricevuto, non lo sappiamo. Quanti talenti ho ricevuto? 1, 2 o 5? Boh! Allora, l'unica cosa che dobbiamo fare, cercare di fare, è dare il massimo, il meglio, il massimo di noi stessi, così non ci sbagliamo. Poi piano piano, a parte il fatto che non spetta neanche a noi starci a giudicare, a vedere tanti, pochi, grandi, piccoli, come dice San Paolo, il mio giudice è il Signore, insomma, no? Non dobbiamo giudicare il prossimo, non dobbiamo giudicare neanche noi stessi, perché non ne siamo in grado. La cosa importante è dare il massimo, insomma, uno dà il massimo e poi si vedrà, insomma, che tipo di volo ha, no? Se è, comunque già la rondine è un volo abbastanza elegante, insomma, certo la colomba è meglio, l'aquila, insomma, è il top. Spero di essere stato esaustivo. Quindi c'è sempre un concorso di fattori che non è evidentemente per noi in questa valle di lacrime così semplice di districare. Facciamo come se tutto dipendesse da noi, sapendo che niente dipende da noi, diceva il buon Sant'Ignazio di Loyola. Lizza Galippo, un consiglio: quando non si inizia una novena sin dal primo giorno, oggi recitare i primi giorni della novena sullo Spirito Santo, è valida? Questi termini, cioè, le novene sono degli atti devozionali, no? Quindi validità è un termine grande, insomma, che generalmente si usa per le cose grandi, tipo sacramento, dobbiamo stare molto, molto attenti quando sia valida. E su queste cose, allora, la novena ordinariamente andrebbe fatta bene, quindi si comincia dal giorno stabilito, perché la novena di Pentecoste comincia, esclusa la Pentecoste, sono i 9 giorni precedenti, d'accordo? Quindi se uno fa la novena di Pentecoste è quello. Certo, se uno ha avuto, non si è dimenticato, non ci ha pensato, gli è sfuggito, è stata impossibilità da iniziarlo il giorno canonico e fa 2 giorni il giorno dopo, voglio sperare di non andare all'inferno, insomma, dicendo che non dovrebbe essere una tragedia, perché dipende poi dalle circostanze, no? Ecco. Certo, quando si tratta di un'opera indulgenziata, per esempio, quella bisogna farla bene, d'accordo? Così come quando si tratta di cose che hanno legato dei benefici particolari, i primi 9 venerdì del mese, i primi 5 sabati del mese, un'opera indulgenziata, allora quella bisogna farla bene. Quindi bisogna fare in modo di evitare di trovarsi nella condizione di non averla fatta bene.
Avon per Padova dice: perché Dio ha detto a Lucifero di essere il principe di questa terra? Ma veramente Dio a Lucifero questa cosa non gliel'ha detta mai, è che Lucifero vuole essere il principe di questa terra, se l'ha messo in testa lui, capite? Cioè, uno per essere un re deve conquistarsi i sudditi, d'accordo? Sapete, sono un po' come le recenti elezioni europee, uno per andare a sedersi su qualche seggio deve avere chi lo vota, un re non può essere un re senza sudditi. Gesù chiama Satana il principe di questo mondo perché? Perché sono gli uomini che lo riconoscono come loro re, in continuazione, peccando, perché facendo un peccato si dice a Lucifero, anche se uno non ha questa intenzione, tu sei il mio re perché io faccio esattamente quello che hai fatto tu alle origini della storia degli esseri viventi, cioè dire non voglio servire al Signore, ma voglio fare di testa mia. Voglio che la mia volontà, sciolta e indipendente dalla sua, trionfi ed abbia quello che vuole. Questo automaticamente comporta un uscire dalla volontà di Dio e quindi dal regno di Dio. Se uno non vuol chiamare regno della divina volontà, fa niente, ma comunque regno di Dio siamo tutti d'accordo che si deve chiamare, e si entra nel regno di Satana, perché ce ne stanno soltanto due i regni, come due ne resteranno dopo la consumazione dei secoli, perché purgatorio e, ammesso che esista, io ritengo che esista, limbo, cesseranno di esistere. Ecco, alla fine rimarranno soltanto inferno e paradiso, cioè il regno di Dio e il regno orrido di Satana. Quindi starà a noi poi decidere da che parte stare, perché questo dipende soltanto da noi. Per quanto riguarda il nostro Signore, lui ci vuole tutti con sé, solo che bisogna vedere quello che noi vogliamo fare della nostra vita. Miriam giura trabocchetta: alcuni giorni non riesco a fare tutte le preghiere, rosario, la coroncina, il Vangelo, l'oggi della passione, mi sento in colpa se non riesco a recitarle tutte. Sbaglio. Discorso da fare con il proprio padre spirituale, questo qui, ecco. Il senso di colpa su queste cose, il senso di colpa non è mai una cosa buona perché non è un processo psicologico, dipende da fattori del tutto emotivi e non dall'oggettività del bene e del male. Il senso del peccato è un'altra cosa rispetto al senso di colpa. Evidentemente questa cosa qui bisogna che con il proprio padre spirituale così valuti bene il tipo di carico interiore che uno si dà, sia in grado di poterlo sopportare, perché eventualmente come organizzare il tempo, come vedere da tante cose che vanno verificate sulle basi delle situazioni soggettive delle anime, che ci sono anime molto forti, anime molto capaci di organizzare bene il tempo, molto risolute, che possono pregare molto e dedicare molto tempo, anche avendo la famiglia, alla preghiera. E anime che sono un po' più deboli, un po' più fiacche, un po' più ciondolone, insomma, che non si organizzano bene, che bisogna per forza, insomma, che si diano una calmata, perché non possono trascurare i propri doveri per dedicarsi alla preghiera. Non può fare neanche un prete questo qui, d'accordo? Quindi cioè, io non posso, come dire, non andare a celebrare un funerale perché devo fare l'ora della passione, insomma, no? Quindi la faccio in un altro momento, l'ora della passione, se riesco, e se no mi organizzerò differentemente, no? Maria Libera Celeste dice: è possibile che l'anima accumuli così tanti peccati da non provare più alcun desiderio di Dio? Ma questo in teoria sì, però il discorso sul desiderio di Dio è un discorso un pochino complesso, ecco, perché anche qui bisogna sempre verificare situazione per situazione e caso per caso con chi ci dirige, perché l'assenza del desiderio di Dio può anche essere motivata da altri fattori, ecco. Se uno studia, insomma, le vite dei grandi santi e dei grandi mistici, insomma, per le varie notti in cui sono passati, insomma, lì non è che si sta molto allegri e molto tranquilli. E poi bisogna sempre verificare che tipi di peccati sono, se sono realmente peccati oppure no, perché
perché nelle nostre forme di ignoranza di cui parlavo prima, ecco, parlando con la cara figliola che ci aveva chiesto, insomma, dice come mai che il giusto pecca 7 volte al giorno, e noi non siamo in grado di fare un perfetto discernimento. Quindi, perché può darsi che facciamo molti peccati che non vediamo, e può darsi invece che vediamo molti peccati dove non ci sono. Ecco, per cui il problema è questo qui, figlia cara Maria Libera Celeste, che quando ci si vuole inoltrare per le vie dello spirito, bisogna sempre accettare di avere una condivisione profonda, ecco, del proprio percorso. Se uno ascolta le mie catechesi, non solo le mie, ma credo di tutti, insomma, se uno legge un libro di ascetica, quando si parla per esempio della cosiddetta direzione spirituale, io dico sempre alle persone, e forse è il caso che lo dica in questo contesto, no? C'è molta gente che cerca la direzione spirituale, ma tutto vuole meglio che la direzione spirituale. C'è chi cerca una persona con cui sfogare le proprie difficoltà, raccontare i propri problemi, cercare consolazione, cercare conforto, quindi chiacchierare, perdere tempo, a volte creare situazioni di dipendenza affettive, di dipendenze psicologiche, quindi ormai anche qui 15 anni ho imparato un sacco di cose. Ecco, per cui la direzione spirituale è cosa che anche un sacerdote, prima di dire va bene, deve verificare alcune cose. Ci sono 3 situazioni in cui la direzione spirituale è, tra virgolette, necessaria, nel senso che non è che se uno va all'inferno se non ce l'ha, ma diventa necessaria perché altrimenti si rischia di prendere qualche grossa cantonata. Primo, discernimento dello stato di vita. Che cosa devo fare da grande? Punto interrogativo. Secondo, cammino di santificazione. Io voglio diventare santo, ma non per scherzo, non è una cosa che mi frulla per la testa per un giorno, quindi santo, voglio diventare santo. Senza se e senza ma, voglio fare un cammino che mi porti a essere santo. Terza cosa, e può succedere questo qui, quando in una persona, in un'anima, accadono delle cose che, tolte le varie possibilità di dissesti mentali, quindi di problemi psicologici, appaiono di natura soprannaturale. Una Alessandrina Maria d'Acosta, una Luisa Piccarreta, una chi prepara, una Santa Teresa, è chiaro che c'è al direttore spirituale, perché se Santa Teresa c'è il rapimento, cioè deve un attimo per forza confrontarsi con qualcuno, quello sia il rapimento oppure no. Ecco, in queste 3 circostanze non avere un direttore spirituale espone enormemente a problemi. Ecco, quindi la domanda a cui fa riferimento Maria Libera Celeste probabilmente attiene alla fattispecie del percorso di santificazione, e quindi è necessario un confronto con persona attenta ed esperta, scelta come cura della propria anima, che possa aiutarci a fare un discernimento. Irene Fontana dice: nel suo sito si trova il materiale per fare la consacrazione di Tutus? Certamente sì, c'è un ebook, negli ebook di Leonardo Maria Pompei, sia in PDF che in formato punto EPUB, che sono sia 30 giorni preparatori per la consacrazione, e poi c'è anche il mio libretto che si chiama La consacrazione a Maria, che è un commento, e anche le virtù di Maria sono un commento alle 10 virtù principali della Madonna, tratte dal testo di San Luigi. La consacrazione a Maria spiega i gradi e le forme possibili della consacrazione alla Madonna, sempre sul sito area download, gli ebook di Leonardo Maria Pompei in PDF oppure in .epub. Cristina Bianco dice: giusto dare un nome al proprio angelo custode. Ma sinceramente non lo so, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Il nostro angelo custode il nome ce l'ha già, però, perché era il nostro Signore, insomma, perché non sono senza
senza nomi, insomma, quindi non lo so, ecco, mi sembra una cosa un pochino, a prima vista, un pochino stravagante, insomma, quindi i nomi noi esseri umani possiamo darli ai nostri figli, questo sicuramente sì, abbiamo il diritto divino, ecco, di potergli imporre il nome, ma gli angeli gli ha già dati nostro Signore, insomma, quindi c'è qualche angelo che forse, se non ricordo male, ha rivelato il proprio nome e al diretto, per esempio, negli scritti di Maria Valtorta, che abbiamo già parlato, c'è un libro di Azzaria. Azzaria era un angelo, adesso non mi ricordo se era l'angelo custode di Maria Valtorta o comunque un angelo che si chiama Azzaria, ecco, quindi c'ha già il nome, non posso prendere Azzaria e lo chiamo Pippo, insomma, no? Quindi non, ecco. Lizza Calipo, è giusto accennare alla fraternità di San Pio X, cos'è vero che non è, cosa è vero che non è conforme alla Chiesa? Lizza Calipo ne abbiamo già un po' parlato, credo, la volta scorsa, quando qualcuno mi chiedeva se si poteva partecipare alle sante messe. La fraternità di San Pio X è una fraternità, quindi è retta dal rettore, insomma, quindi dal responsabile, che è un vescovo, che non ha attualmente nella Chiesa una sua posizione canonica, ecco, perché nacque, diciamo così, nacque nella Chiesa Cattolica, poi a un certo punto ci fu un problema con il fatto che Monsignor Lefebvre ordinò 4 vescovi senza mandato pontificio, quindi assunse una situazione all'interno della Chiesa di scisma, le scomuniche furono rimesse da Papa Benedetto XVI, rimanevano dei dubbi sulla celebrazione dei sacramenti, eccetera, eccetera, ma Papa Francesco, continuando un po' sulla linea di Benedetto, ha affermato chiaramente che è lecito sia partecipare ad una messa, sia ricevere l'assoluzione da un sacerdote della fraternità di San Pio X. Rimane il fatto che non hanno una posizione riconosciuta nella Chiesa e che, diciamo così, nel loro modo di essere e di porsi sono fortemente critici, usando un eufemismo, insomma, anche più che critici, su alcuni aspetti, ecco, dottrinali del Concilio Vaticano II, su cui dissentono, ecco, quindi questa è un pochino la situazione. Ragazzi, il tempo è scaduto, cioè abbiamo 26 secondi, quindi come forma di preparazione del bestemmio il recitare va bene, para Olga, perché nel Genesi figli di Dio sono figli degli uomini, cosa vuol dire? Non ce la facciamo in 10 secondi, la prossima volta ne parleremo. La mia benedizione su tutti voi, ci vediamo se Dio vuole la settimana prossima, santa notte a tutti, Ave Maria.